Vediamo cosa ha da dirci Futaba. Ehi ragazzi, mi spiace tirare fuori la questione ora, che siamo tutti stanchi. Ah no, figurati, credo che ci sentiamo tutti molto meglio adesso che abbiamo mangiato. Dunque, cosa hai trovato? Hai scoperto qualcosa su Natsume? No, non su Natsume, riguardo ad Alice. Alice? Ho continuato a indagare sulla faccenda anche dopo che l'abbiamo risvegliato il cuore a Shibuya. Sembrerebbe che alcuni dei suoi fan non siano mai stati ristabiliti. Com'è possibile? Credevo che fossimo riusciti a liberare tutti i desideri di cui si era impossessata. Già, lì li abbiamo visti tornare ai proprietari con i nostri occhi, no? È così, ma alcune persone continuano a perdere la testa se ti azzardi anche solo a muovere una piccola critica contro Alice. Ci sono resoconti di gente minacciata o persino aggredita. Siamo alla follia più totale. La loro ossessione per Alice non è scemata. Penso che forse alcuni desideri non siano tornati ai loro proprietari. Insomma, è possibile che siano dispersi. Sappiamo ancora troppo poco sulle prigioni, ergo non possiamo escluderlo completamente. Forse ha qualcosa a che fare con il fatto che la prigione di Shibuya non è collassata. Sono preoccupato. Ci servono più informazioni. Già, sarebbe d'aiuto poterci basare su qualcosa di più concreto. Perché non visitare la prigione? Per quanto mi piacerebbe, non possiamo mollare tutto e tornare indietro. Non c'è bisogno di tornare indietro. Intendevo che dovreste visitare la prigione di Shibuya direttamente da qui. E in che senso? Da quando abbiamo lasciato la prigione di Shibuya mi sono chiesta se esistesse un modo per ritornarci. Sperando di scoprirlo, ho inserito la parola chiave. Risultato? Mi è stato garantito l'accesso a quella prigione. Tuttavia non ho potuto fare lo stesso con le prigioni di Sendai. E ciò potrebbe essere legato al fatto che quella prigione non possiede più il suo monarca. Funziona un po' come una backdoor, suppongo. Per cui possiamo entrarci anche se siamo da un'altra parte del mondo reale. Beh, questo di certo non potevamo farlo nei palazzi. La sola idea che il metaverso possa esistere senza un proprietario è una novità assoluta. Temo che la nostra esperienza con i palazzi non possa aiutarci oltre. Ehi, resta comunque una cosa fighissima, no? Praticamente adesso possiamo teletrasportarci a Shibuya in un lampo, o sbaglio? Sbagli, non è possibile abbandonare la prigione e ritrovarsi nella Shibuya nel mondo reale. Da qui si può raggiungere solo la prigione. E una volta usciti si torna semplicemente nel luogo in cui si è entrati. Le cose non vanno mai come vorresti, suppongo. E comunque meglio di niente, grazie di aver indagato, Sofia. Già, sei stata d'aiuto. Mi sono resa utile. È questo lo spirito giusto, patte patte sul telefono. Continuerò a fare del mio meglio. Va bene, che ne dite allora se più tardi facciamo una capatina nella prigione di Shibuya? Nessuna obiezione, mentre per quanto riguarda la prigione di Sendai, vediamoci al ritrovo non appena siamo pronti. Decidi tu quando, Phoenix. Va bene. Esplorare le prigioni. Ora puoi entrare nella prigione di un'altra città. Al ritrovo, qua scegli infiltrati nella prigione e selezionane una. Usa questo sistema per avanzare di livello e cercare tesori. Come il tesoro che abbiamo abbandonato indietro. Allora, riguardo al tornare nella prigione di Shibuya, ho raccolto delle informazioni e le ho elencate sotto forma di richieste. Dai un'occhiata quando arriviamo al ritrovo. Le richieste. Le funzioni della richiesta è stata aggiunta. Devi accettare le richieste prima di poterle completare. Per farlo vai al ritrovo e scegli vedi richieste. Ok. Come faccio un attimo a vederlo dal telefono invece? Devo entrare sempre dentro il camper. Va bene, raggiungiamoci al ritrovo. Vediamo le richieste dunque. Recupera il desiderio. Ok. Gli altri siamo tornati normali, ma il mio ragazzo è ancora fissato con Alice. Vorrei che qualcuno lo aiutasse. Sconfiggi le ombre rimaste all'incrocio di Shibuya. Ok. Sarà fatto. Vediamo un attimo nella stanza di velluto invece se possiamo fare qualcosa. Ciao, Lavenza. Oh. Allora, registriamo tutte le mie persone nuove. Vediamo, posso creare qualcosa di nuovo? Possiamo creare un Ameno Uzume, che è di livello 23. Noi siamo a livello 30, incredibile. E là, che succede qua? La Madonna? È un incidente. Poverina. È un incidente. Oddio. Io Mothman. Cosa essere io? Oh sì, me è tua maschera.
Quindi esistono anche gli incidenti anche in questo titolo. Ma è stato bellissimo. Tink! È rimasta impassibile. Durante la fusione c'è una piccola probabilità di ottenere una persona diversa dal previsto. Le persone nate dagli incidenti hanno una probabilità di ottenere statistiche bonus, dunque un maggiore vantaggio iniziale. Ti dirò. A me va bene. Guarda, lo accetto. Proviamo dunque ad infiltrarci nella prigione. Prima però salviamo, si sa mai cosa succeda. Se entro in Sendai però, non andiamo avanti. La prigione può attendere, prima devi guardare la mia richiesta. Ok, era esattamente quello che volevo provare. Un tempo controllato e da lì c'è i raghi. Ok, proviamo ad entrare da qui allora. Visto? Siamo tornati a Shibuya. Wow, siamo davvero riusciti a tornare nella prigione di Shibuya. Ve l'avevo detto. Abbiamo persino fatto wow e tutto. Sembra che le prigioni siano davvero diverse dai palazzi. Bene, e ora che si fa? Diamo un'occhiata in giro e vediamo se riusciamo a trovare un desiderio che non sia tornato al suo proprietario. Ma questo posto è decisamente vasto. Sarà come cercare un ago in un pagliaio, solo se solo potessimo localizzare in qualche modo. Aspettate, riesco a fiutare un vago odore. C'è un tesoro, c'è un desiderio all'incrocio di Shibuya. Sul serio? Ottima fiutata, Mona, andiamoci. Ok, e ritorniamo dentro Shibuya allora. Si torna in azione. Direttamente. Ehi, ma quelle non sono... È un desiderio. Questo desiderio è mio. È il mio tesoro. Nessuno può averlo. Potevi mettere una O anche alla fine a questo punto, no? Averlo. Allora, proviamo la nostra nuova persona. Bufala. Wow, distrutto con un colpo solo. Beh, ti dirò che Ameno Uzume fa un bel colpo di ghiaccio, mica male. Fa un'area vasta di colpo di ghiaccio. Brava Ameno Uzume. E mi cura anche. Aspetta Fox, aspetta Ryuji. Recuperato il desiderio. E abbiamo preso 800 yen. E quello che diavolo era? Ma soprattutto, questo non è... Sembra che qui ci fosse un desiderio, proprio come aveva detto Oracle. Sì, ma perché è stato abbandonato qui? Qualcuno l'avrà rubato? Sgraffignato? Ehi, perché la fissi le mie zampe? Con sgraffignato intendi dire che qualcuno l'ha rubato, giusto? Sì. Prima quell'ombra ha detto che quel desiderio era suo. Credo che non sia ritornato al proprietario originale perché c'erano le sue zampe sopra. Oh, ma dov'è andato? E visto che l'abbiamo sconfitto, il desiderio è stato finalmente liberato. Quindi vuol dire che quel fan di Alice che si comportava ancora in modo strano ora è tornato alla normalità? Tanto vale controllare, forse su internet posso trovare un post a riguardo. Vero, torniamo a ritrovo per il momento. Ah ok, stavo dicendo, è stata una roba fin troppo veloce. Va bene, allora si torna indietro. Torniamo indietro, sì, è proprio quello che volevo fare. Tanto anche rimanere qui non mi portava né soldi né livelli. Siamo troppo avanzati per questa zona. E rieccoci qui a Sendai. D'accordo, navighiamo un po' sul web e vediamo di cavarne qualche informazione utile. Insomma, chiedi a Futaba se ha trovato qualcosa. Futaba, hai trovato qualcosa? Ok, vediamo le richieste. Perfetto, la richiesta è stata completata. Facciamo rapporto. Dunque, trovato qualcosa? Ah, ancora niente, ma vi farò sapere appena... Oh, ecco, ci siamo! I fan che erano andati fuori di testa per Alice si sono organizzati e hanno pubblicato un post di scuse. Siamo estremamente dispiaciuti per aver causato così tanti problemi. Abbiamo sbagliato e chiediamo scusa sia al pubblico che ad Alice. Brava gente. Ok, non finisce qui. I cosiddetti anti-Alice si riferiscono di non aver subito molestie o minacce. Hanno persino accettato le scuse. Wow, significa che...
I desideri sono tornati ai loro proprietari. Siamo davvero riusciti ad annullare il loro risveglio del cuore. È presto per cantar vittoria. Sì, è possibile che la situazione non sia risolta del tutto. Potrebbero esserci altri casi come questo. Quindi ci sono delle ombre che vanno in cerca dei desideri che noi restituiamo ai proprietari. Non credo che si possa dire chiuso il caso finché non avremo eliminato anche quelle ombre. Sì, ma come cavolo le troviamo? Morgana potrebbe fiutare i desideri di cui sono in possesso. Sì, penso di poterlo fare. Eccellente, lasciamo che se ne occupi il segugio fantasma. Ehi, quello non è il mio soprannome. A ogni modo, pare che abbiamo già un'altra battaglia da affrontare e dovremmo lasciare che Futaba e Sofia inizino a cercare altri casi come questo. Contiamo su di voi allora. Figherissimo, ci facciamo sapere a Zap. Ok, il team di intelligence dei ladri fantasma è pronto all'azione. In caso doveste imbattervi in qualche situazione come questa, inviatemi i dettagli. Compilerò tutto il necessario e lo inserirò nella lista, un po' come facevamo con le richieste del fansite. In questo modo potremo completare le richieste e allo stesso tempo avanzare nelle infiltrazioni. Iniziamo ad avere il nostro bel da fare. Forza gente, mettiamocela tutta. Oh, quasi dimenticavo. Ecco, quell'ombra ruba desideri ha lasciato cadere qualcosa. Una felma commotto. Domani condurremo l'assedio finale al castello di Natsume. Dobbiamo farci trovare pronti per qualsiasi cosa vorrà scagliarci contro. Ma io in realtà volevo livellare ancora un po', però a questo punto livelliamo post sconfitta di Natsume. Ok, oggi assalteremo il castello. Appena siamo pronti andiamo. Richiesta cosa fare? Riceverà richieste avanzate nella store. Ti verranno indicate nella richiesta al lato sinistro dello schermo. Puoi accettare le richieste a ritrovo dal menu comandi. Ah ok. Dopo aver soddisfatto le condizioni della richiesta, fai rapporto per completarla. Puoi completare le richieste a ritrovo dal menu comandi. Non puoi fare rapporto dal metaverso. Ok. Ehi Phoenix, non è importante, ma vorrei parlarti di una cosa. Potresti venire con me quando hai tempo? Richieste degli amici, è possibile raggiungere alcune richieste semplicemente parlando con gli ladri fantasma. Parla con i tuoi amici che se li incontrerai mentre esplori la città. Cosa che già faccio. Figa, 4 richieste addirittura. Tipi di richieste, ci sono 2 tipi di richieste. Quelle che puoi completare una sola volta e quelle che puoi completare più volte. Le richieste ripetibili prevedono una ricompensa per il primo completamento e una ricompensa reiterata. Consulta i dettagli per le ricompense. Ok, la mia prigione parte 1. Ah, anche da Lavenza abbiamo delle richieste. Porta Lavenza goccia dell'Amrira con Arcangelo. Oh no, richieste fusioni. Oh no. Cioè va bene, non è niente di difficile, però no, che palle. Va bene, Lavenza, te lo porterò a Zap, as soon as possible. Trattamento crudele, sconfiggi Lamia mirando con le debolezze, quindi uccidila col ghiaccio, insomma. E otteniamo una spada per Yusuke, ok, lo faremo. Poi, venti di castigo, sconfiggi Sukube mirando alle debolezze e otteniamo una spada per Morgana, ok. E infine, passato doloroso Alice. Aspetta, i ricordi delle battaglie passate possono renderti più forte. C'è una strada nella stanza della prigione di Shibuya che conduce allo scontro con Alice. Percorrila per sconfiggerla ancora. Ok. Però probabilmente sarà più forte. Ehi, Haru, che ci fai qua? Dimmi. Mi sembra che al momento stiamo reggendo bene il caldo, ma dobbiamo idratarci adeguatamente e recuperare le energie per non stancarci troppo. Ricordo di aver visto un sacco di bevande e cibi locali in vendita vicino alla stazione di Sendai. Potrebbe farci comodo qualche spuntino salutare o persino qualcosa per il recupero per il repertorio culinario. Che ne dici? Insomma, vai a fare compere, ti sta dicendo. Ehi, Ryuji, cosa stai guardando? Yes? Finalmente siamo arrivati al castello, è tipo l'ultima tappa prima del boss fight nella maggior parte dei videogiochi, vero? Pensate che magari riusciremo a mettere le mani su qualche bottino epico? Non ci sperare. La felpa con motto annulla il suo giocamento. Ok, mettiamola. Che stai guardando, Makoto? Anche oggi si muore di caldo. Vorrei tanto avere qualcosa per ripararmi dal sole. Comunque, hai sete? Il distributore automatico mi ha fatto cadere una bibita in più prima. Non l'avevo mai vista prima, ma la bottiglia è davvero carina. Fammi vedere, Zunda Soda Mugnifica? Una soda rinfrescante infusa con cremosità dal latte e il gusto dolce salato della famosa Zunda di Sendai. Basta un sorso per entrare in un nuovo magnifico mondo. Era la bevanda preferita di Date Masamune in persona, dice l'etichetta.
ma la vedo un po' difficile e nemmeno la descrizione così convincente. Ok, grazie lo stesso però. Annettina, dicevi scusa? Oh, Phoenix, hai ricevuto il mio messaggio. Ti sembrerà una domanda campata per aria, ma ti piacciono i dolci? Li adoro. Davvero? Perfetto! Non è niente di così importante, ma a Sendai hanno queste specialità dolciarie regionali, no? Ho pensato, dato che siamo qui, dovremmo provare tutto quel che ci capita a tiro. Beh, pare che ci siano più cose da provare di quanto pensassi. Dubito che avremo il tempo di provarle tutte, quindi non so bene cosa scegliere. Oh, ci sono! Abbiamo fatto in modo che le persone potessero inviarti le richieste sul telefono, giusto? Ecco, inviato. Oh, cos'è stato, Phoenix? Credo che qualcuno ti abbia inviato qualcosa. Probabilmente dovresti accettare quella richiesta all'istante. Credo che chiunque te l'abbia mandata sarà molto felice se vorrai dare una mano. Ok, grazie. Pare che Ledianti abbia inviato una richiesta. Non è il genere di richiesta che solitamente si invia ai ladri fantasma, a ogni modo. Però non possiamo deludere non possiamo deludere la nostra amica. Dobbiamo aiutarla. Confermo, è stata pubblicata una richiesta. Facciamo il possibile per aiutare. Anche la richiesta. Tipo, portami una banana al cioccolato per favore, please. Dolcetti di Sendai. Consegna Zunda, shake Zunda Daifuku e gelato di Gyotan. Ok. E non ho nessuno di questi tre. Andiamo a comprarli allora. Vediamo se qui hanno la roba. Zunda Mochi. Ehi, come procede il viaggio? Già che ci sei, prova la nostra Zunda. Ok, era quello che voleva la nostra cara Ann, quindi compriamone uno per tutti. Ci manca ancora il gelato di Gyotan. Eccolo qua il gelato, perfetto. Dolcetti di Sendai completato. Andiamo sulle richieste, vediamo. Ecco fatto. Punti legame ottenuti. Wow, li hai comprati davvero? Sembrano così buoni, dividiamoli e mangiamoli tutti insieme più tardi. Scusa per averti fatto una richiesta così egoista, però i dolci sanno sempre ravvivare l'atmosfera, non trovi? In tempi come questi non vorrei fare altro che regalare felicità al prossimo in tutti i modi possibili. La prima a essere contenta sarò io, grazie mille Phoenix. Beh, ok. Hai visto il suo sorriso? Ehi, Phoenix, voglio che il sorriso di Lidiane sia più luminoso che mai. Facciamo un accordo allora. Sicuro, tutto pur di vedere il sorriso sul volto di Lidiane. Senti un po', pensi che sia possibile trovare qualcosa di ancora più incredibile di quello che abbiamo già preso? Di ancora più incredibile? Qualcosa di super incredibile, quindi. Ricevuto, lasciami fare una ricerca. Ah, grazie, Sofia. Dolci trovati, i miei risultati parlano di una serie estremamente limitata di parfait da alcuni ritenuti persino leggendario. Leggendario? Si chiama Parfait Supremo di Zunda. Perfetto, Sofia, dove lo troviamo? Purtroppo non vi sono molti dettagli sul merito e il luogo esatto. Stando ai resoconti sarebbe stato avvistato nei pressi del parco del Monte Aoba. Trattandosi di un articolo venduto in quantità estremamente limitate, immagino che gli acquirenti si possano contare sulle dita di una mano. Se non riusciamo a trovare altre informazioni in rete, ci toccherà chiedere in giro per il parco. Okay, l'ho registrata come una richiesta da parte di Morgana. Una volta che l'avrà accettata, ci dirigeremo al parco per vedere se è possibile scoprire qualcosa. Grazie, Sofia. Ok, accettiamo anche questa richiesta da parte di Morgana, allora. Una zampa in aiuto. Consegne Parfait Supremi. Ok, dobbiamo cercare il Parfait Supremo. Magari qui al tempio? Non penso. Il Parfait Supremo di Zunda? Oh, non è la prima volta che lo sento. Mi pare che ne stesse parlando uno dei visitatori al santuario. A ogni modo, credo che la responsabile debba riconoscervi in qualche modo. Quindi c'è bisogno di un'approvazione. E cosa serve per ottenerla? Parlare con la responsabile. Eccola qui, salve. Posso aiutarla? Il Parfait Supremo di Zunda. Oh, capisco. Deve aver sentito le voci che circolano, eh? Molto bene, dunque. Voglio fornirmi la password in tal caso. Password? Non sappiamo di nessuna password. Non la conosce, a quanto pare. Spiacente, ma dovrò chiederle di allontanarsi. Beh, il posto è questo. Ora ci serve soltanto la password. Ci dica la password, per favore. Ne va della felicità di Anne. Eh? Chi ha parlato? Sofia! Pare che lei abbia intenzione di donarla a una persona cara, ma questo non cambia le cose, non posso fare eccezioni. Soltanto qualche giorno fa un uomo è venuto qui implorando di riceverne uno per la sua zuccherina.
Ho rifiutato naturalmente. Di certo quell'uomo starà cercando in lungo e in largo la password proprio in questo momento. Allora sta cercando anche lui. Mi sa che siamo tornati al punto di partenza. Non arrendiamoci. Hai ragione, non posso farmi scoraggiare così. Che ne dite se andiamo alla stazione? Potremmo incontrare qualcuno che ne sa qualcosa? Sì, qui abbiamo fatto tutto il possibile. Proviamo a chiedere lì. Mi spiace trascinarti in tutto questo, Phoenix, ma è importante, devo riuscire a far sorridere Lady Anne. Ma penso che con tutti i dolci che si è mangiata oggi sarà felice per un bel po', eh? Comunque, alla stazione so già di qualcuno che parla di una zuccherina. Questo povero ragazzo solitario qui. Oh, tesoro mio, dove ho sbagliato? Oh, non può essere. È stato quando siamo andati a mangiare quel parfum supremo di Zunda insieme. Forse perché non sono riuscito a far ragionare quel responsabile così pignola. Non ne avevo idea allora. Come potevo sapere che fosse necessaria una password per il parfum? Dopo innumerevoli ricerche finalmente l'ho riscoperta. Era Zunda Shiro. Oh, ma ormai non ha più importanza senza di te. Oh, mia dolce zuccherina. Ehi, hai sentito? Pare che abbia perso la sua zuccherina. In ogni caso, Zunda Shiro dovrebbe darci accesso al nostro dessert leggendario. Sì, ci basterà dirlo al responsabile della caffetteria del Monte Obe e il parfum sarà nostro. Siamo a un passo dall'obiettivo, far sorridere Anne. Torniamo alla caffetteria del Monte Oba. Ok, si torna indietro di nuovo. Signorina, ho scoperto la password. Posso aiutarla? Ah, è qui per il parfum supremo di Zunda. Prego, mi fornisca la password. Ok, Phoenix, è il momento. Ma che gattino vivace. Ho dato la password alla responsabile. Eccellente. Zunda Shiro è il nome di un leggendario seme di soia, frutto di anni di coltivazione selettiva. E questo è il significato della password. Oh, osservandola con attenzione, noto con piacere che lei ha l'occhio di un vero cacciatore. Uno che non si lascia mai sfuggire la sua dolce preda. Quegli occhiali non sono sufficienti a nascondermi la viva passione che lei nutre per i dolci. No, signore. Molto bene, si è dimostrato degno di acquistare il parfum supremo di Zunda. Wow, ce l'abbiamo fatta, Phoenix! Possiamo comprarlo semplicemente al bancone? Forza, non perdiamo altro tempo! Finalmente! Sei qui per mangiare il consiglio del... non me ne frega niente, parfum supremo! Eccolo qua! La zampa di aiuto è stata completata, grazie della visita! Siamo riusciti ad acquistarlo senza problemi! Mica tanto. A quanto pare, non appena avrei contrassegnato la richiesta come completata sul telefono, contatterò Anne. Oh, finalmente. Richiesta. Zampa di aiuto. Consegna il parfum supremo. È un parfum supremo di Zunda. L'avete preso per me? Davvero? Oddio, è stupendo. È sempre così. E sembra così buono. Vi giuro, sto per impazzire. C'è voluta una giornata intera, ma questo è l'altro pur di vedere il sorriso della nostra Lady Anne. Giusto, Phoenix? Morgana, Phoenix, siete dei siete migliori. Il sorriso di Anne brilla come il sole. Phoenix, Sofia, grazie. Non ce l'avrei mai fatta senza di voi. Anche Morgana sta sorridendo. Mi fa piacere essere stata d'aiuto. Ehi, perché non ce lo mangiamo tutti insieme? Dopotutto vi siete dati così tanto da fare. Oh, Lady Anne è così premurosa. Come possiamo dirle di no? L'importante sono i punti legame. Poi tutto quello che vuoi dire, Morgana, dillo che va bene uguale. E completerei questo pasto con un altro biscotto della fortuna. Vediamo quanta fortuna ci darà. Vediamo. Wow, una grande fortuna. E vai. Allora vorrà dire che vinceremo di sicuro. Però abbiamo ottenuto altri 7 punti legame. Come potrei sfruttarli? Allora io prenderei altri punti SP. E con questi ultimi 4 punti facciamo gli HP. Sì. E con questi ultimi punti ce li teniamo e vaffanculo. Ora direi che facciamo un salvataggio e se si può cuciniamo. Va bene, raduniamoci al ritrovo. Vediamo se possiamo cucinare qualcosa. Perfetto, possiamo cucinare. Che cosa cucineremo oggi? Perché non un arakomeshi? Facciamone uno. Devo cucinarlo? Facciamolo. Arakomeshi. Wow, è una vera delizia. Sono d'accordo, credo sia anche più saporito di quello che ho provato al ristorante. È persino più aromatico.
Sono bravo, lo so, grazie. La gente lo mangia spesso in pausa pranzo, vero? L'ho visto sempre preconfezionato, ma non è mai capitato di mangiarlo preparato al momento. È veramente un lusso poterlo gustare fresco. Grazie, Phoenix. Pare che la Rakomesh abbia avuto un certo successo. Magari più tardi mangerò quel che resta. Della sera mi mangio gli avanzi. Dunque, se siete pronti, allora è il momento di infiltrarci nella prigione. Nella prigione di Sendai. E abbiamo anche delle richieste, però siamo lì per fare casino questa volta. Senyu kaishida. Allora, non so se questa volta andremo subito dritti al boss, e non penso, ma perlomeno non è iniziato subito, all'istante. Abbiamo equipaggiato Ame no Uzume. Secondo me il tizio sarà maledizione, però potrebbe essere anche nucleare. Potrebbe anche essere nucleare. E nessuno delle mie persone conosce lo psichico. Non lo so, non so cosa aspettarmi. Va bene, entriamo. Abbiamo tutte le prove che ci servono. Dovremmo essere in grado di entrare nel castello del Signore Supremo ora. Sì, saremo in grado, ma dovremo comunque prendere la chiave come abbiamo fatto con Alice. È il momento di andare lì allora. Avanti tutta, ciurma. Avanti allora. È il momento di entrare in azione. Chi abbiamo in squadra? Yusuke, Ryuji e Morgana. Giusto per sicurezza, mettiamo Haru, Sofia e togliamo Ryuji. Il mio obiettivo è infiltrarmi nel castello. Che bello il colpo potente di Sophie comunque. I colpi di Sophie mi piacciono perché sono a lunga gittata e posso continuarli. Soprattutto il colpo da 5 è una figata pazzesca, è un cannone di luce. Andiamo nel primo distretto. Stavolta facciamo cambio con Haru, giusto per usarla. Ho appena ucciso un demone del tesoro e ho ottenuto 7 punti legame. Sfruttiamoli allora. Visto che tanto li uso, aumentiamo l'effetto degli oggetti curativi. Ancora una volta, questi ultimi 4 punti aumenterei la potenza degli attacchi magici. Voglio iniziare a puntare tutto anche su queste abilità qua. Soprattutto gli SP, ne abbiamo veramente tanto bisogno. Quindi, continuiamo Haru. Haru è veramente una bestia, cioè... Appena inizia la concatenazione degli attacchi, quella con l'ascia che la sbatte a terra, cioè basta, è la fine. La cosa bella è che noi stiamo correndo verso il castello, quando alla fine lo troveremo sicuramente chiuso. E lo sappiamo benissimo. Lo sappiamo benissimo che sopra il castello ci sarà, come al solito, la solita catenona gigante. Eppure non ce ne facciamo un problema, a quanto pare. Madonna, Haru che spara sti missili incredibile. È la fine del mondo, cioè posso spararne quante ne voglio. Guarda. Madonna mia. Quando impari veramente a concatenare bene gli attacchi, ad usare bene le abilità, è la fine per i nemici. Il castello è sempre più vicino. Forza ragazzi, ora la porta si dovrà aprire al nostro passaggio. Abbiamo tutto il necessario, usiamo la prova e apriamo il cancello. Eccotela te le tre prove. E la luce ci passò. Oh, si è aperto davvero. Ok, diamoci dentro ragazzi. Un momento, è probabile che il servo più fidato del Signore Supremo sia lì dentro ad aspettarci. Ovviamente. Sarà uno scontro impegnativo, stiamo in guardia. Dite che ci saranno altri nemici come temibili quattro lì dentro. Non temere Panther, non lascerò che ti facciano del male. Il Signore Supremo è spacciato. Ti sei proprio calato nella parte, eh? Ok, andiamo. A Ryuji non piace questa cosa, mi sa. Non gli piace che io mi sto divertendo. Allora, visto che qua c'è un checkpoint, giusto per
lo usiamo. E ora è il momento di iniziare la prova. Maledizione, qualcuno li fermi! Provateci allora. Oh, ma guarda, un nemico comodo comodo debole al ghiaccio, proprio vicino al ghiaccio. Ma pensa un po' alla comodità nella vita. Avrò anche scordato come usare le mie abilità, ma questo non mi impedisce di essere fottutamente potente. Mi sparo a tutti, santo cielo! Spacco la faccia a tutti quanti! Bravo Joker, bella concatenazione. Siamo saliti di livello, ma non abbiamo preso, come al solito, nulla di nuovo. Oh, ma guarda, eccolo qui. Gli impavidi eroi avanzano verso il nemico. Chi va là? Chi osa disturbare il mio riposo? Oh, merda, c'è un altro! E cos'è quella voce narrante? Silenzio, mocciosi! Io sono Doramu, il servitore di Sua Eccellenza Signore Supremo. Il castello del mio padrone si erge poco oltre. Non c'è posto per voi miseri umani tra le sue sacre mura. La vostra fine è imminente, preparatevi creature folle e ripugnanti! Ah, ecco, un Picasa! Pensa un po'... la sfortuna a volte, eh? Aiuto! La cosa incredibile è che so che lui è debole alla luce, quindi adesso facciamo una staffetta Joker, mettiamo Arcangelo... e usiamo un colpo di luce. Non gli abbiamo fatto granché, devo dire. Micchia, ne sono arrivati altri. Joker, tocca a te. Allora, dov'è Arcangelo? Prima che ci facesse l'attacco. Ci è andata molto bene. Oh, ste spade sono gratis, quindi perché non usarle a questo punto, no? Tanto gli SP ci si ricaricano, non vedo il problema nell'usarli. Sconfitto. No, non ancora. Ora sei stato sconfitto. E mantengo la mia idea che secondo me Natsume, allora, se questo era oscurità, maledizione, Natsume sarà nucleare. Non appena entrati nel castello ci dirigeremo subito sul tetto. Sei pronto? Ok, dammi un secondo allora. D'accordo, andiamo. Chissà se Natsume si è accorto della nostra... la madonna, quanto sangue per terra. Ma io ancora mi chiedo, come per Okumura che sputava roba nera, era sangue censurato o era veramente schifo nero? Allora, qua è chiuso, ma dovremmo trovare un passaggio probabilmente. Bello però, mi piace l'atmosfera di una prigione messa così tutta a merda. Usiamo il terzo occhio. Eccolo qui. E fammi indovinare, passando. No, scherzavo. Cioè, ci speravo più che altro. Stavo dicendo, passando dall'altro lato arriveremo dove c'è il tesoro, ma a quanto pare no. Dobbiamo lasciare Arcangelo qua perché a quanto pare la maggioranza dei nemici è questo qua oscuro. Allora, dove dobbiamo passare? Di qua da dove siamo arrivati? E mi sa che l'unico passaggio è questo altro, giusto? Ok. Qua però mi sa che arriviamo al forziere. Esatto.
Perfetto. Beh, almeno qualcosa l'abbiamo ottenuto, dai. Forziere di livello 1, incenso degli SP. Come si usano gli incensi, però? Vorrei capirlo come si usano. Dove dobbiamo passare ora? Da qui, eccolo fa. Allora, aspetta che c'è un nemico. E facciamo l'imboscata. Oh, finché andiamo in zone d'ombra, nessuno ci nota, quindi... Non vedo il problema nell'usarlo, il guizzo fantasma. E abbiamo ottenuto Picasa, ottimo. E direi che siamo arrivati, giusto? Direi che siamo arrivati nell'atrio del castello. Ma com'è che dal castello, dalla prigione arriviamo al castello? Vabbè. Non fate gli sbruffoni. Non fate voi gli sboroni. È questo forse che volevi dire? Oh. Aia, che dolore. Colpo di... Aia. Colpo di... Luce. Oh, sto Picasa però fanno un sacco di male. Fanno un sacco di male, ma non capisco se è perché abbiamo Arcangelo o perché fanno male e basta. Dio mio. Devo curarmi, questo sì. Ah, già finiti, perfetto. Ok, stavolta una cura mi serve. No, cosa fai? Eccoci, mi ricorda molto il castello... Devo dire che a livello di struttura mi ricorda molto il castello della bestia in Kingdom Hearts 2. È molto simile. Vabbè, no, niente. Sto dicendo, ma una porta per un'altra porta? Non muovetevi! Ti pareva che non arrivava qualcun altro. Cagnolini, Picasa, una pixie, uno slime. Ah no, sono uno di tutti, insomma. Oh merda, ma sono tutti quanti mini boss questi. Cazzo, aspetta un attimo. Chi è che è debole? Quasi tutti sono deboli al ghiaccio. Ottimo. Ah no, dai, non erano quasi tutti mini boss. Era solo lui che è mini boss. Furia, i membri del gruppo Infinita Furia avranno l'attacco aumentato e la difesa diminuite. Useranno ripetutamente i loro attacchi base. Puoi curarli con una goccia, vabbè, sì. Attacco aumentato, difesa diminuita, ok. Aiuto. Ah, ma proprio a concatenazione, proprio non ho più il controllo neanche delle mie azioni. Allora, con calma. Beccati questo. Maledetta Pixie. Mi sa che quella era un altro mini boss. La Pixie e la... e lo slime. E sono saliti di livello Haru. E non ho visto l'altro chi era. Psio, lo mettiamo al posto di Psi. Ecco a te. E basta, ok. Mi sa che l'altra era Sofia, che è salita di livello. E io mi autocuro. E dall'altra parte. Sto dicendo, e come si passa? Di qua. Facciamo scambio perché ho bisogno che Joker si autogestisca per un attimo. Ho bisogno che... Merda. Ma anche le trappole? Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Ecco fatto. Mi lasci un forziere in bella vista. Caviglia del potere?
Giusto, cavigliera. Prova a indovinare cosa fa. Cioè, aumenta l'attacco. Aiuta a sollevare i pesi. Aumenta di uno la forza. Vabbè, non mi serve, però ho indovinato. No, di qua, Fox. Eccoci qua. Sempre più nemici. Sempre più difficili, immagino. Ma credetemi, non siete un problema per me. Però mi piace la struttura di questo castello. Mi piace com'è strutturato. Ok, si sale. Allora, con calma. Ah, ma guarda, un passaggio nascosto. Anche di qua. Ah, c'era un forziere lì. Cavolo, lo sapevo che mi perdevo qualcosa. Tanto peggio di così come si chiama? Con l'allerta al 99 può andare? Un cagnolone. Ed ha un'aura rossa. Oh, ma guarda, un Eligor. Avanti, uccideteli. Eligor e Berit. Si era imbambolato. Dove vai? Ma non capisco chi è che sta facendo quel turbine incredibile. Se sono io o lui. Minchia. Devo dire che vi sto distruggendo ultimamente. Dopo il primo castello in cui abbiamo avuto difficoltà, ormai non siete più un problema per me. Dio mio. Una devastazione più totale di così non si può, eh. Perfetto. E sono salito di livello, apprendendo signore della velocità. Mettiamolo al posto di questo. Per adesso. Poi se non mi serve lo togliamo. E si prosegue verso la solita finestra rotta di ogni castello che ha una finestra rotta. Guarda il caso. Sicurezza, sicurezza e poi sempre finestre rotte o finestre aperte. Questa gabbia è come quella di Shibuya. Significa che quel bastardo di Natsume è lì dentro da qualche parte. Vorrei potervi dire di fare semplicemente irruzione, ma Sophie, com'è la situazione? Pare che sia ancora chiusa. Qualcuno dovrà toccarla per permetterci di sentire le voci all'interno del suo cuore. Ok, allora tocca a te, Skull. Eh? Beh, farà male a quanto pare. Non mi sembra carino chiedere a Sophie di farlo. Ah, invece se lo faccio io è tutto ok. Dai, Skull, lo sai, tu sei più forte. Ne hai già avuto esperienza, oltretutto. Direi proprio che è il candidato ideale. Sei la nostra unica speranza, amico. Ah, la mia solita fortuna. Offritemi almeno una ciotola di ramen quando avremo finito, ok? Posso farlo io se vuoi. Tranquilla, me ne occupo io. Grazie, Skull. Che palle la mia. Vabbè, dai, non si è fatto male. Diamine, da uno della sua età ti aspetti come minimo un pizzico di talento. Come se avesse una qualche importanza, questo ragazzo ci frutterà una fortuna. Ecco, riesco a sentire le voci. Quelle voci hanno a che fare con le ferite emotive di Natsume? È molto probabile. Dobbiamo ascoltare la conversazione e scoprire la fonte del trauma emotivo. Allora dobbiamo trovare qualcosa che abbia lo stesso ruolo per Alice che aveva la Shujin Academy. Continuiamo ad ascoltare. Deve esserci qualche informazione tra quelle parole. Signore, cerchi di abbassare la voce. Tra poco sarà di nuovo qui. Oh, per piacere. Secondo lei non dovrei lamentarmi. Tocca a me leggere le sue stronzate di ogni santo giorno. Il ragazzo è motivato, ma la cosa finisce lì. L'ultimo barlume di talento letterario in quella famiglia è svanito con la scomparsa di suo nonno. Oh, mi scusi, potrei avere un altro caffè... gatore?
Sì, signore, arriva subito. Beh, comunque la nostra gallina dalle uova d'oro non lo lasceremo andare per nessuna ragione al mondo. Lei è proprio tremendo, signore. Che sta succedendo? Ai, merda, questa roba fa male. Grazie a questo però siamo riusciti ad ascoltare un bel po'. Non ho capito molto bene, ma forse si trattava di una caffetteria. Esattamente, uno di loro ha detto, ha menzionato un certo caffè Gatorre. Giusto, Gatorre è il nome di una catena di caffetterie. Ma non mi pare di averne viste intorno alla stazione di Sendai. Beh, se ce ne sono poche non sarà difficile trovare quella giusta. Se non altro, ora abbiamo una pista valida per trovare la stanza del trauma. Giusto, usciamo da qui e troviamo la caffetteria. Perfetto, allora andiamo a cercare un buon caffè. Qua adesso toccherà sicuramente a Futaba cercare. Il Gatorre Caffè? Se questo si rivelasse l'ingresso della stanza del trauma, potremmo ritrovarci faccia a faccia con un'altra grave minaccia come l'ultima volta. Ci conviene prepararci per affrontare ogni sorta di combattimento, dopodiché torneremo al ritrovo. Dunque, che la ricerca del Gatorre Caffè da parte dei ladri fantasma abbia inizio. Ok, va bene, quindi dobbiamo cercare il caffè.